Bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Mi si stava un pochino più. Oggi l'avete letto dal titolo TBR dei prossimi due mesi. Perché? Perché sto finendo, sono un po' oltre la metà di 1984, che è l'ultimo romanzo che mi era rimasto dalla TBR precedente da leggere. Siamo alla fine del mese di febbraio. Quindi ci sta fare una TBR per i prossimi due mesi in modo da tenere un pochino il passo, anche perché con marzo si apre il nuovo capitolo dei programmi di lettura, nel senso che ci saranno le letture di marzo e aprile per il percorso shakespeariano, il percorso dei classici e il percorso legato all'India. Due di questi, dei libri previsti, non li ho ancora recuperati, penso che li recupererò in biblioteca, e sono la lettura shakespeariana, il trio degli, la trilogia degli scarrozzanti, che sono tre riscritture, reinterpretazioni, due di opere shakespeariane che sono l'Amleto e il Macbeth, e poi c'è anche l'Edipo. È un testo sperimentale molto peculiare e quindi penso che lo recupererò in biblioteca. Per quanto riguarda la, il percorso legato all'India di India Leggendo, leggeremo Nove Vite, che sono un incrocio tra un testo di saggio e dei racconti, perché sono nove racconti di nove vite vere nell'India, scritto da Dalrymple. Anche in questo caso non l'ho ancora recuperato, può essere che lo leggerò nella copia della biblioteca, adesso vediamo se invece poi decido di comprarlo, non ho ancora deciso. Per quanto riguarda il percorso dei classici, invece questo ce l'ho già, anche se ha ancora attaccato questo fastidiosissimo adesivo, ok, tolto, ed è L'età d'oro di Kenneth Grahame. Per sapere qualcosa di più delle trame di questi libri, quindi legati ai programmi di lettura, vi rimando ai rispettivi video registrati a dicembre, dedicati appunto al programma di lettura classici, al programma di lettura India Leggendo, quindi Postcolonial India, e al programma di lettura shakespeariano, che sono opere a tema Shakespeare. Per quanto riguarda la TBR, l'ultima TBR che avevo fatto qua sul canale, ho letto tutti i titoli, quindi dovrei avervene già praticamente parlato qua nei vari video. L'unico che è rimasto è un saggio di Calvino, Perché leggere i classici, che mi intriga sempre moltissimo, però non era ancora arrivato il suo momento, ma poco male ho deciso che lo traslerò nel nuovo bimestre, quindi viene con noi in marzo-aprile, vediamo se arriverà il suo momento. Poi stavo cercando di dare un ordine a questi libri che ho messo nella lista, perché poi io mi sono lanciata, come al solito vado davanti allo scaffale dei libri ancora da leggere e tiro giù quello che mi ispira al momento. Chiaramente è sempre molto indicativo, potrebbe essere integrata questa lista, anche perché attendo un ordine, due ordini libraccio, quindi aspettatevi anche un buco alla breve, però questi sono i libri che vorrei leggere nel breve periodo. Ci sono quattro saggi che vorrei approfondire, anche perché con la saggistica ci sono determinati argomenti per i quali non voglio aspettare troppo, perché ho paura che poi diventino, invecchino, non siano poi più così pregnanti. Ad esempio, Maledetta sfortuna, vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere di Carlotta Vagnoli. Si parla di violenza di genere, appunto, Maledetta sfortuna è un tema ironico perché si parla anche della comunicazione della violenza di genere, come spesso anche la comunicazione tenda a fuorviare rispetto a quella che è la realtà. Molto molto incuriosita da questo romanzo, io seguo Carlotta Vagnoli sui social, la trovo sempre molto on point, quindi sono curiosa di leggerlo. Tra l'altro so che ne sta scrivendo anche un altro, quindi volevo recuperarlo. Così come altro saggio che mi ero segnata, che volevo recuperare anche questo nel breve periodo, L'alba dei nuovi dei, Andrea Colamedici, Maura Gancitano, da Platone a Big Data, per Mondadori, un saggio sulla comunicazione contemporanea, con una riflessione, come sempre accade con Maura e Andrea, che parte da basi filosofiche per arrivare a ragionamenti di tipo più sociologico, antropologico e culturale.
Poi un titolo di matrice femminista, anche se volendo anche Maledetta Sfortuna in qualche modo richiama quelle tematiche. Io passo il mio tempo a togliere gli adesivi dell'usato dai libri. Questo è anche questo è femminismo, a cura di Bianca Maria Furci e Alessandro Vescio, con un'introduzione di Irene Facheris per le edizioni Tlon. E questi sono invece un insieme di saggi legati alle, ai vari tipi di discriminazione, quindi l'incrocio tra le discriminazioni e gli effetti che queste hanno sulle persone impone al femminismo di occuparsi di tutte le marginalità e di lottare contro ogni forma di oppressione. Dall'importanza della giustizia climatica alle disuguaglianze sociali, dall'abilismo al fat shaming, dall'omo-lesbo-bitransfobia alla mascolinità tossica. Anche questo è femminismo, vuole indagare lo stato attuale delle emarginazioni e portare alla luce come solo uno sguardo intersezionale possa realmente cambiare la società in cui viviamo. Mi intrigava moltissimo. E siccome ho letto tra l'altro questo mese Fat Shaming, sempre un saggio, sempre matrice femminista, sempre curato da Tlon, ultimamente trovo i loro saggi tra i più curati. Perché mi è capitato di leggere altri saggi e di non trovarli così accurati, così precisi e così autoconclusivi anche in qualche modo, cioè che portano avanti le tesi dalle quali partono e non le enunciano e basta. Avremo poi modo sicuramente di parlarne. E poi, siccome volevo registrare il primo video del programma India Leggendo, so che avevo promesso anche di fare un video un pochino più teorico, sicuramente più di nicchia, meno interessante per la globalità, ma che ci tenevo comunque a fare, sulle letterature postcolonial, avevo recuperato quest'estate la letteratura postcoloniale dall'impero alla world literature, cioè di Silvia Albertazzi, in questa edizione Carocci, che è un saggio accademico dedicato alla letteratura postcolonial, appunto. Volevo leggerlo per poter poi fare un video aggiornato, perché le mie competenze accademiche sono ferme a una decina d'anni fa, quando ho scritto la tesi specialistica, e quindi volevo vedere cosa c'era di nuovo per avere uno sguardo un pochino più aggiornato, e quindi vorrei leggerlo a breve, proprio per poter poi registrare il video. Poi ho messo un titolo di poesie, perché siccome ho recuperato Dalla cripta di Michele Mari, ho detto lo inseriamo subito questo. Allora, il libro, ci sono sonetti amorosi, omaggio alla tradizione poetica italiana, poesie oscene secondo il modello comico realistico, scherzi, versi d'occasione e un poema incentrato su un giocatore del Milan degli anni 80. Molto incuriosita. Voi sapete che io di Mari ho adorato alla follia Le 100 poesie d'amore, Lady Oak. Questo lo scrivono da tutte le parti, è una cosa molto diversa, però voglio sperimentare anche quest'altra versione di Michele Mari. Poi ho messo dei romanzi, no, in realtà prima c'è una raccolta di racconti, prima che mi confondo, che è Sortilegi di Bianca Pizzorno. Bianca Pizzorno, autrice che io ho adorato da ragazzina, adesso si sta dedicando alla letteratura per adulti, non mi convince così tanto, almeno i due romanzi per adulti che ho letto non mi convincono quanto mi convinceva la Pizzorno nella mia infanzia, però ho sentito parlare bene di questi Sortilegi, che sono, se non sbaglio, tre racconti, aspettate che vi dico che non vorrei dire, sì, La strega, Maledizione e Profumo, quindi donne, superstizione. Vedremo. Faccio un excursus nella letteratura per bambini, perché ce l'ho qua da leggere, visto che parlavamo di Pizzorno. Ho recuperato Streghetta mia. Questa era l'edizione di Streghetta mia che io ho letto, che io avevo da qualche parte a casa dei miei, ma che non si trova più. L'ho trovata usata su Libraccio in condizioni perfette e me la sono portata a casa, sia perché voglio rileggerla, e sia perché volevo averla in casa, perché comunque da quest'estate anche Gregorio potrebbe iniziare a leggere accompagnato o in solitudine alcuni di questi libri, e Pizzorno secondo me va fatto leggere, perché pazzesca, e quindi li sto recuperando, visto che non li trovo
non li trovo più i miei. Poi ho messo un No Thumb, ne avevo due o tre tra cui scegliere, ho messo i nomi epiceni. Che dice: può una vendetta realizzarsi nell'arco di un'intera esistenza? Amelino Thomb torna con una storia d'amore nero in cui tocca le corde più intime del desiderio, là dove è difficile distinguere l'amore dal suo riflesso malato e dove vincere o perdere diventano l'unica ragione per cui vale la pena di vivere. Il 12 settembre 1970 Dominique conosce Claude sulla terrazza di un caffè a Brest e non sa ancora che la sua vita sta per cambiare per sempre. Il destino ha fatto incontrare due persone dai nomi epiceni, maschili e femminili insieme. Lui la seduce con una coppa di champagne, un flacone di Chanel numero 5 e la promessa di trasferirsi a Parigi. Andrà a finire bene? No, mai. Con No Thumb mai, ma sapete che io la amo e almeno un libro di No Thumb, dovessi mai incagliarmi lì in mezzo, lo volevo avere. Poi ho messo un classicone, nonostante io abbia già da leggere l'età d'oro di Kenneth Graham per il percorso dei classici, cioè, guardate l'etichetta è grossa, 8 volte il volume, ho deciso che però avevo da recuperare anche Walden di Henry David Thoreau, Vita nei boschi, che io avevo recuperato, non so ispirata da cosa, andai nei boschi perché cercavo solo i fatti essenziali della vita, senza scoprire, giunto alla morte, di non aver vissuto. Il resoconto di 2 anni di vita solitaria che Henry Thoreau trascorse tra luglio 1845 e il settembre 1847 nella campagna del Massachusetts. Un grande classico della letteratura americana, citato, stracitato, amato e adorato. Andiamo a vedere cosa ci racconta Thoreau. Non so perché mi ispirava Primavera questo libro, Boschi, andiamo, leggiamolo. E poi un libro di cui non ricordo... sempre togliere queste cose qua, di cui non ricordo esattamente la trama, adesso vi dico, che è L'altra figlia, no, La figlia unica, L'altra figlia è Nierno, La figlia unica di Guadalupe Nettel, la storia di tre donne, dei legami d'amore e d'amicizia che intessono mentre si confrontano con le differenti forme che la famiglia può assumere al giorno d'oggi. Donne, famiglia, romanzo al femminile, that's me. Non mi ricordo chi ne aveva parlato, shame on me, forse Ilenia? Può darsi, non mi ricordo. Questo era uno di quelli che sicuramente veniva da qualche fonte internet, ne ho sentito parlare da qualche parte, l'avevo inserito, l'ho trovato a metà prezzo, portato a casa. Chiudiamo con la letteratura per ragazzi. Sapete che io sto recuperando mano a mano che li trovo i volumetti dei mini Borei di Iperborea, perché, come vi dicevo prima, Gregorio sta cominciando a leggere, con quest'estate sicuramente inizierà la sua vita di lettore, e questi volumi li trovo sempre perfetti. Non tutti per i primissimi lettori, però voglio iniziare ad avere in libreria dei volumi adatti a lui, anche soltanto per proporgli trame o spunti e vedere cosa gli interessa. Ulf Stark, grande autore di letteratura scandinava per bambini, Il bambino mannaro. Cos'è un lupo mannaro? Chiede un giorno il piccolo Ulf quando sente il fratello maggiore pronunciare quella parola con i suoi amici. Janne non perde occasione per spaventarlo. I lupi mannari morsicano e chi viene morsicato diventa uno di loro. Di giorno sono persone normalissime, ma nelle notti di luna piena si trasformano in grossi lupi e vanno in giro a morsicare a più non posso. Proprio quella notte c'è la luna piena e qualcosa di peloso morde il braccio di Ulf. Un lupo mannaro. Adesso anche lui lo è diventato. Cosa farà? E se gli venisse voglia di mangiare la sua famiglia? Ma se uno diventa un lupo mannaro, deve esserlo per forza per sempre? A me piace sempre molto Ulf Stark, lo trovo sempre molto intelligente. E in questo caso corredato da illustrazioni a colori. Le illustrazioni, controllo, perché sono di Markus Maijaluoma, finlandese. Poi, sempre Ulf Stark, Tuono, in questo caso. Che fortuna per il piccolo Ulf abitare a pochi passi dalla casa di un gigante. A chi non viene voglia ogni tanto di provare il brivido del pericolo? E Tunneson, detto Tuono, sembra proprio fatto apposta per spaventarti. Enorme, sempre arrabbiato, con la sua camicia a fiori color sangue sul punto di scoppiare sopra la grossa pancia, chissà se piena di salsicce o di gatti o di bambini. E forse ha perfino il dono della telepatia, se si vuol credere a Bernd.
Il papà dice sempre che Bernd è un contafrottole. Sarà, ma è un amico prezioso che sa sempre tutto e Ulf vuole credergli. Coraggio, amicizia, bambini, adulti, Ulf Stark, signori e signori. No, ripeto, non so niente più. In questo caso le illustrazioni sono di Marcus Gunnar Pettersone, invece. Però non so nulla di più perché appunto lo devo ancora leggere. Però poi vi farò sapere. Posso già quasi sicuramente dirvi che invece amerò l'uccellino rosso, che è il titolo di Lindgren che ho deciso di inserire in questo bimestre. Questi sono racconti che mescolano realtà e fiaba, quattro piccoli capolavori finora inediti in Italia e in grado di emozionare i lettori di ogni età, con le illustrazioni di Anna Pirolli in questo caso. Cosa mi aspetto? Mi aspetto Astrid Lindgren in tutta la sua potenza, anche se forse con un twist più legato alla tradizione fiabesca. Però staremo a vedere. Molto incuriosita su questo, parto già con delle aspettative altissime. E poi ho recuperato un altro, questo già qualche mese fa, non so perché poi non l'ho letto. Mai e poi mai, vi ho già parlato di questi volumetti della Motta Junior che sta recuperando i libri illustrati pubblicati negli anni fine 90, forse già 2000, ma che erano originariamente più vecchi, pubblicati dalla casa editrice dalla parte delle bambine. Questo è del 2001, certo, però volevo vedere l'originale. Gli anni 70, ma aspetta che non riesco a trovare l'originale di quando è questo, la storia. Comunque considerate che dalla parte delle bambine, la casa editrice fondata da Adela Turin è stata fondata nel 74, quindi i volumi vennero pubblicati tra gli anni 70 e gli anni 90. Mai e poi mai, in genere sono in modo facilone si potrebbero dire fiabe femministe, ma in realtà sono di più, sono veramente molto argute, ne ho già recuperate 3 o 4 e vi devo dire la verità, per i bambini, per i miei bambini adesso è ancora troppo presto, vabbè per Dorotea ovviamente, ma anche per Gregorio perché non è ancora abbastanza smaliziato per capire la fortissima ironia di queste pubblicazioni. Nella Torre del Castello la principessa Camelia e Clarissa, la bella maga del palazzo, passano insieme le loro giornate, chiacchierano, ridono, leggono e cucinano. Ma i genitori di Camelia hanno promesso la sua mano a un principe bello e ricco. Mai e poi mai, decidono le ragazze, che grazie all'astuzia di Clarissa mettono in fuga il pretendente e continuano la loro piacevole vita insieme. Ok, avete capito? Le illustrazioni qui sono di Nella Bosnia, che era l'illustratrice originale delle storie di Adela Turin. Le sto recuperando piano piano in queste edizioni, appunto, Motta Junior del 2000, che le ha ripubblicate. Ne ho già 3, se non sbaglio, 3 o 4. Però, appunto, sono quei volumi che anche solo per curiosità storica voglio avere in casa, visto che sono state riedite 20 anni fa, ma già adesso Motta Junior non le sta più pubblicando tutte, ne trovate soltanto alcune. Molte io le sto trovando sul circuito degli usati, anche se sono degli usati mai sfogliati di fatto. Però li porto a casa prima che finiscano male, in modo da avere delle testimonianze. Bene! Questa è la TBR dei prossimi 2 mesi, di marzo e aprile. Come vi dicevo prima, aspetto degli ordini libraccio, quindi può essere che qualcosa venga integrato. Però questi sono titoli che vorrei davvero recuperare nel breve periodo. Quando faccio le TBR poi mi prudono le mani perché voglio leggere un sacco. In realtà il 2022 è partito un po' a rilento, vuoi perché comunque tra le quarantene non ne abbiamo fatte tante, ma ho avuto i bambini spesso a casa, Dorotea non va ancora a orario pieno, quindi è sempre un po'... E devo dire la verità, gennaio è stato veramente molto complicato a livello mentale da reggere il carico di stress del rientro a scuola nelle condizioni che avevamo a gennaio. E quindi sto rientrando un pochino in carreggiata e spero che questa primavera mi dia un boost di energia.
Fatemi sapere se avete letto alcuni di questi titoli e cosa ne avete pensato, qual è stata la vostra esperienza di lettura, se c'è qualcosa che ha particolarmente attirato la vostra attenzione. Vi ricordo che qua sotto nell'info box vi elenco tutti i libri con i link sono link affiliati ad Amazon, se ci cliccate sopra e li acquistate, una piccola percentuale arriva a me che la utilizzo per sostenere il canale, quindi di base acquistare altri libri da leggere. Io vi ringrazio per aver guardato il video, vi aspetto nei commenti, vi mando un bacione e vi do appuntamento qui sul canale quando capita per parlare di libri. Ciao!